Ve l'ho detto che oggi il titolo particolare non è Questa è la Roma, è C'è Roma-Napoli. E questo mio amico che tra un po' interverrà si ricorda che anche l'anno scorso abbiamo fatto C'è Roma-Napoli e tra di noi c'era una tifosissima del Napoli che non so se oggi sarà presente, però lui è presente e lui ci parlerà di Roma-Napoli da un punto di vista giallorosso, penso di sì, ma analizzerà anche tecnicamente, scientificamente la partita. Cosa c'è da analizzare, signori e signori? Dobbiamo asfaltare, calcisticamente parlando si intende, sportivamente parlando, il Napoli, perché ce la possiamo fare. Non è un'illusione, un lavaggio del cervello o un training autogeno per capire che siamo forti. Noi a centrocampo possiamo dettare legge, quindi domani sera potremo dire la nostra. Vediamo se la pensa così il nostro ospite, il nostro amico Alberto Fiano. Buon pomeriggio a te Roberto, grazie al tuo staff, a tutti gli ascoltatori. Mando con piacere un carissimo saluto anche alla tua bellissima famiglia. E la mia, diciamo in questo momento, dolce metà, ma anche rivale, è andata via proprio pochi minuti fa. Ecco, quindi allora possiamo parlare liberamente e dire abbasso il Napoli. Sì, sì, si può dire, tanto poi lo senti il podcast e te la prende con me, quindi vabbè, ma poi non ti preoccupare. Alberto, poi le legnate le prendi te però. Appunto, dico, tanto poi a me che poi... Vabbè, se... ma dipende da come vado a far domani, Roberto. Sì, vabbè, dipende da come vado domani. Molto da domani. Come vede la partita Alberto Fiano? Avversario più difficile non poteva esserci per la Roma, ma questo si sa perché affronta la capolista, 7 vittorie su 7, record mai avuto neanche ai tempi di quando militava con la loro maglia il più forte calciatore al mondo di tutti i tempi, ossia Diego Armando Maradona. È la squadra che io a inizio campionato ho etichettato come favorita allo scudetto e che adesso pare che i fatti mi stiano dando ragione. Ha a mio avviso il miglior allenatore d'Italia, Maurizio Sarri, veramente un vero maestro di calcio. E quindi una partita non da difficoltà da 90, ma da 3,60 a mio avviso. Però non scordiamoci che giochiamo in casa, non scordiamoci che anche noi siamo la Roma, non scordiamoci che abbiamo giocatori in grado di poter mettere in difficoltà l'ottimo collettivo di Sarri. Però è una partita che va, è una gara che va giocata con, a mio avviso, con, allora, affrontando il Napoli con le sue stesse armi, e quindi squadra cortissima, e togliere profondità agli attaccanti partenopei, che se le la dai sono letali, pressing feroce su ogni zona del campo, il Napoli va ad aggiustare la palla, grandissimo ritmo di gioco veramente infernale per tutti i 90 minuti, cosa difficile, ma appena abbassi ritmo il Napoli poi viene fuori, e soprattutto colpire il Napoli con continue verticalizzazioni rapide palla a terra, ossia le stesse armi che ha il Napoli, che sono quelli che fino adesso hanno contraddistinto questa marcia che sta facendo quest'anno 11 partenopeo. Quindi tu sei d'accordo che potrebbe essere Roma-Napoli una partita allo specchio con due formazioni che giocano quasi identiche con lo stesso modulo? Sì, perché Sarri e Di Francesco a mio avviso si somigliano molto sotto diversi aspetti tattici. Se andiamo a rivedere, e io l'ho fatto lo scorso anno, Napoli-Sassuolo e Sassuolo-Napoli, Napoli-Sassuolo 1-1, Sassuolo-Napoli 2-2. Quindi il Napoli lì andò in difficoltà, creò molto difficoltà ovviamente ai neroverdi allora, con la loro panchina di Francesco, ma subì anche molto la rembanza, se così si può dire, dell'11 del Sassuolo appunto, quindi Sarri ha dimostrato di soffrire un po' il gioco di Francesco, e la Roma deve, a mio avviso, il secondo tempo fatto a Milano con Milan, si ripete i primi 60 minuti di gioco con l'Inter,
Allora veramente non, a mio avviso non uscirà battuta dal campo. La cabala dice che sia Roma che Napoli non hanno mai pareggiato. Anche un pareggio a mio avviso non sarebbe da buttare, però ovviamente si deve provare a vincere, perché se la Roma gioca in casa, quindi hai l'obbligo di provare a vincere anche contro attualmente quella che è la squadra più forte d'Italia, ossia il Napoli. Senti un po', domani sera nella testa dei romanisti e nella testa dei napoletani, cioè dei giocatori che scenderanno in campo, quanto potrà influire la successiva gara di Coppa dei Campioni? Cioè ci penseranno a dare il minimo sforzo, oppure Roma-Napoli non ce n'è per nessuno e poi si penserà alla Coppa dei Campioni? Oddio, Roma-Napoli è un match scudetto, Roberto, è inutile girarci intorno, anche se siamo ancora ottobre, però è un grande big match. Per me è una... influirà magari a livello inconscio e anche indirettamente non solo l'imminente poi impegno di Champions, soprattutto per il Napoli che giocherà martedì contro il Manchester in Inghilterra, la Roma invece in Inghilterra mercoledì col Chelsea, ma influiranno anche il fatto che sia Sarri che Di Francesco non hanno potuto preparare al meglio questa partita, visto i tanti nazionali in giro con le varie rappresentative per le ultime partite di qualificazione ai mondiali russi del 2018. Quindi il Napoli ne ha avuti di più rispetto alla Roma, quindi questo anche può andare a determinare alcune scelte, a mio avviso, e anche alcuni rendimenti appunto dei protagonisti in campo. Che partita sarà? Ricca di gol, sterile, puntigliosa, da noia, e poi la prima delle due che commette un errore perderà la partita, oppure assisteremo a fiumi, a valanghe di gol? Oddio, a mio avviso, ovvio, sarà una partita dove nessuna delle due può permettersi di sbagliare, perché soprattutto nei reparti avanzati dispongono di elementi che sono in grado di farti male alla minima disattenzione. Però penso che ci sia almeno un gol per parte, visto appunto il dettame tattico che inseguono le due formazioni e visto anche gli elementi di specchiata tecnica che hanno da una parte e dall'altra. Quindi partita che potrebbe essere condotta pure su un filone di tattica magari esasperata, che ne pensi? Guarda, credo che i primi 20-25 minuti di gioco ci sia molto tatticismo, la prima mezz'ora come quei due pugili che iniziano le prime due o tre riprese, che si studiano, ballano un po' sul ring, si toccano appena, ma poi mano a mano che i round vanno avanti se ne cominciano a dare di santa ragione. Quindi io prevedo, ho fatto un sillogismo, però prevedo lo stesso andamento per Roma-Napoli in questo senso. Alberto Fiano, Roma-Napoli dove la vedrà? Lo stadio o in via Gandia 141 barra B? No, oddio, io in via Gandia 141 barra B non la vedrò, perché si gioca alle 20.45 e quando sono le 19.30 io chiudo l'attività. Quindi o la vedrò allo stadio in tribuna stampa, sto aspettando risposta da appunto che ho fatto richiesta di accredito, oppure con la mia dolce metà sul divano, dove abbiamo fatto fare le barriere che hanno rimosso la curva sud, le abbiamo messe momentaneamente, se qualora io la vedo a casa, per quella sera, a casa, tra me e Rosi, capito come? Quelle barriere messe al centro del divano, dove tu starei da una parte e lei da un'altra. Esatto. Ah, ecco perché mi aveva chiesto il manganello di carnevale, mo adesso ho capito, perché dice non è che mi puoi prestare la clava di carnevale, ma non siamo a carnevale, Rosy, dice no, ma mi serve un attimo per spolverare qualcuno, dico oddio, chi devi spolverare? Adesso sono arrivato, deve spolverare Alberto, chiaro. Sì, è certo, a tutto c'è sempre una spiegazione, vedi? È apposta, per cui, ma gliela posso prestare la clava o devo lasciar perdere? Quella finta di Friston di gomma più, ma sì, come no? No, c'ho quella vera, ragazzo mio. Allora dimmi che hai molto, diciamo, disordini nel tuo box e che non l'hai trovata. E non l'ho trovata, perché altrimenti ho la mazza di baseball americana. Ma Rosy non ama il baseball.
Non ama, però la clava sì, mi ha detto che la clava se gliela potevo fornire, adesso comprendo. Ma allo stadio invece a vedere Roma-Napoli insieme con Rosi, adesso a parte gli scherzi, ci sei mai andato o avete sempre evitato? No, ha evitato lei perché ovviamente essendo molto molto viscerale come tifosa, qualora poi segna il Napoli o qualsiasi cosa, giustamente poi ti viene l'adrenalina e non vuole insomma creare situazioni che poi possono essere antipatiche, quindi Eh sì, evita anche ovviamente. perché noi ci sforziamo di dire che parliamo di calcio e lì deve finire, però a volte non finisce così. Purtroppo no, e questa è una cosa che sta molto male. Perché la partita di calcio, allora Rosi è tifosissima del Napoli ed è giusto che tifi Napoli. Noi tifosissimi della Roma, ma al fischio finale magari qualche arrabbiatura, qualche parola che vola un pochetto fuori le righe, però finisce là. È una partita di calcio che noi speriamo che sia nostra, lei spera che sia sua, però dopo il giorno dopo si ritorna a lavorare, si ritorna a fare qualsiasi cosa che la vita umana ti chiede di fare, no? Deve essere così, persone ben pensanti, persone con valori giusti, che non può essere altrimenti, Roberto. Però purtroppo, con rispetto parlando di un generale senza voler offendere nessuno perché non è la mia etica, come dire, come dice Costanzo nel suo show, spesso e mal volentieri, in questo caso la mamma dei cretini è sempre incinta. Certo, veniamo un attimo adesso Alberto Fiano opinionista. Tornerai alla signora in giallo rosso? Sì, certamente, ci tornerò già nel mese di ottobre, quindi fino ottobre al 99% sarò di nuovo ospite alla signora in giallorosso. Oh, che poi vedendola da vicino questa trasmissione, la sua preparazione, ti fai tutta un'altra idea di quando invece la vedi da casa, giustamente. Sì, veramente, entri proprio nel ventre, quindi veramente un'esperienza magnifica perché poi la sto condividendo con grandissimi professionisti e soprattutto anche grandi persone, il che è da apprezzare e Certo. soprattutto da imparare sia sul lato umano che professionale. Oh, e io se non ricordo male, perché l'ho conosciuto anni fa, adesso ce n'ho 240, all'epoca ce n'avevo 10, penso un po', povero Massimo. Massimo Ruggeri è un professionista, poi si può andare d'accordo con le sue idee o no, però è un professionista che cura i minimi particolari e i minimi dettagli, non è cambiato dall'epoca. No, 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 Massimo Ruggeri veramente ha tutta la mia stima in tutto e per tutto, quindi è una persona squisita, un grandissimo conduttore, e quindi è la colonna, è il cuore e l'anima pulsante della trasmissione. La signora, che ricordiamo essere la signora in giallo rosso che va in onda poi su T9, T9 e T9 HD, No, giusto? Teleroma 56. Teleroma 56, lo vedi? Sono rimasto a T9, vabbè, della stessa famiglia, però va in onda su Teleroma 56, giusto? Giustissimo, Teleroma 56. Ricordiamo la serata della signora in giallo rosso, qual è? Ogni lunedì sera e giovedì sera su Teleroma 56 in diretta la signora in giallo rosso dalle ore 23 alle ore 20, mezzanotte e 30, insomma, giusto? Sì, dovrebbe essere canale 16 Teleroma 56, mi dicono. Se non erro, sì, se adesso un Allora, il attimo. 16 è Teleroma 56, il 516 è Teleroma 56 HD. Eccolo qua. Sì, oppure anche 55 se non vado errato, Roberto. Non ho capito, scusami. Mi sembra anche 55 se non vado errato. 55, 55. 55, 55 sì, perché c'è Teleroma 56, è un altro canale della famiglia di Teleroma 56 che poi appartiene sempre poi alla stessa parrocchia di T9, ovvero sia la famiglia Caltagirone, giustamente. Sono i canali di Esatto. quell'entourage lì. Allora, Alberto Fiano, la vittoria della Roma data a 2,70, quella del Napoli a 2,40, ti risulta o è altre quotazioni te? No, 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 non fa una piega, sì, il Napoli giustamente dalle quote è favorito. Però è uno 0,30, non è chissà che cosa. Sì, è ovvio perché diciamo è un piccolo scarto, però
Spendono un po' più per il Napoli, ma di poco, quindi ti fa capire che comunque in campo è possibile, è probabile vedere sostanziale equilibrio. Poi è una partita che può essere anche decisa da un episodio, e penso magari chi riesce a sbloccarla per primo se la può anche portare a casa poi. Sì, beh, probabilmente potrebbe andare così, vero? L'importante poi è che se favorisse noi la benamata sorte, che noi quando dobbiamo tenere il pallino del gioco non cominciamo ad avere paura e a cedere il terreno agli avversari, perché magari uccidiamo la partita nel giro di 40 minuti 2-0, poi cominciamo ad avere paura e gli avversari poi prendono il sopravvento. E quello non deve, là la Roma deve dimostrare invece di essere matura. Io sono dando il colpo di Francesco rispetto anche allo scorso anno, quando c'era Spalletti, ci sta una squadra un po' più cattiva, un po' più feroce, un po' più di, con la, come diciamo a Roma, con la pigna. Sì. E questo è bene, insomma, perché soprattutto queste partite, se non hai queste prerogative, non le porti a casa. È vero, se non si hanno queste prerogative, allora cominci insomma ad avere qualche piccolo problema. Quindi Roma-Napoli e poi Chelsea-Roma, sapremo amministrare tutte e due bene le partite? Io me lo auguro, le grandi squadre pensano partita dopo partita, quindi anche qui la Roma deve dimostrare di essere maturata. Io ho detto che le vittorie ottenute con Carabacca, col Benevento, col Verona erano importanti per il morale, per acquisire sicurezza, sì, ma che non c'era da esaltarsi, perché la Roma, facendo 3-4 gol a queste squadre che ho citato, aveva fatto solamente il suo dovere, visto il differente divario tecnico che ci stava. Certo. Perché avremmo avuto poi in questo trittico così ravvicinato, ossia Milan-Roma, Roma-Napoli, Chelsea-Roma, un banco di prova veramente attendibile, che ci potevate dire con esattezza, oppure molto vicino all'esattezza, che ruolo poteva recitare la Roma quest'anno e che cos'è la Roma quest'anno, insomma, di che pasta è fatta. Il primo esame a San Siro, promossa a pieni voti. Speriamo di continuare su quel ben, che sia stato propedeutico, soprattutto anche di acquisizione di livello mentale, proprio quello che dicevi te, insomma, di crescita di testa e di maturità, per affrontare al meglio questo difficilissimo impegno con l'attuale capolista, e poi andare in Inghilterra in una partita che può sembrare proibitiva, perché il Chelsea, visto nell'ultimo impegno di Champions a Madrid contro i Colchoneros, ha veramente paura, un dominio 90 minuti totale, però poi ogni partita è una storia a sé, ogni partita va giocata con coraggio, posso anche accettare di perdere giustamente, ma devo fare con tutti gli onori e facendo sì che l'avversario che ho davanti, anche se mi sconfigge, perché poi questo è lo sport, debba, ovviamente sportivamente parlando, sputare sangue per ottenere la vittoria contro noi, insomma. Certo. Almeno questa è la mia mentalità. No, vabbè, concordiamo con il tuo pensiero. Alberto Fiano, un ringraziamento calorosissimo, ti lascio ai tuoi impegni, un salutissimo a Rosy e un salutissimo particolare tutto per mamma tua, naturalmente, che se non vado errato è romanista pure mamma, no? Ah. Sì, molto. Me lo ricordavo bene. Mia madre è romanista, con mio nonno, buonanima, fino a bambina, quando la Roma ancora giocava a Flavino negli anni 50, 60, la Roma di D'Acosta, lo Iacono, pure d'inverno se pioveva, se mio nonno non la portava, mamma faceva il diavolo a 4-8. Aveva ragione. Ti puoi immaginare te, insomma. Un grande abbraccio, chiaramente giallorosso. Un grande abbraccio, buon proseguimento e buon fine settimana. Grazie Alberto Fiano. A te Roberto, mi diceva Rossi, solo un attimo, ti rubo 30 secondi. Sì. Che aveva piacere a salutarti. Sì. E a parlarti, e se volevi ti potevo mandare io il suo numero, ovviamente su WhatsApp, adesso in privato. Allora fai una cosa, siccome io dopo di te ho un'altra persona, appresso posso chiamare Rosy e farla parlare un attimo del Napoli. Sì. Tanto Rosy fino alle 7 sta a casa, poi alle 7 esce perché deve andare al lavoro. Perfetto. Fino alle 7, ricevuto, d'accordissimo, grazie. Grazie a te Roberto, allora aspetto, un abbraccio grande. Aspetto il WhatsApp e poi la chiamo, d'accordo.
Va bene, buon weekend e sempre dagli Roma Daje. Dagli Roma Daje, grazie Alberto Fiano, buona serata. Ciao Alberto. Grazie a te, ciao, grazie. Ciao, ciao. Allora, oggi le puntate sono più belle che mai perché c'è il microfono che mi dicono che ogni tanto fa le bizze. Io spero di no, chiaramente. Che succede qua? No, c'è un cavo che è uscito. Allora, ci sono le dirette che dovrebbero essere più squillanti e forse sono sotto traccia. La connessione che va e viene. Cioè, in finale chi più ne ha più ne metta perché... c'è stato di tutto, è venerdì 13 oggi, ma non c'entra nulla. Sempre Forza Roma, linea al prossimo collegamento, grazie.